centro diurno per l'autismo, lunedì la consegna dei locali. Oggi a Palazzo di Città l'incontro tra Comune e ASP per dare seguito alla convenzione firmata lo scorso luglio. Il centro dovrebbe sorgere nei locali comunali di via Maurizio Ascoli. La consegna ufficiale delle chiavi slitta però a lunedì prossimo. Il tempo materiale di liberare gli ambienti, ci conferma l'assessore Robilatte. Presenti in Comune le associazioni a tutela dei diritti dei disabili che la scorsa settimana sono scese in piazza per accelerare l'apertura del centro. Musumeci annuncia ZES, c'è Gela, adesso è ufficiale. L'area industriale locale entra a far parte della zona economica speciale della Sicilia orientale. La conferma l'hanno data il presidente della regione Nello Musumeci, i suoi assessori Gaetano Armao, Edi Bandiera, Mimmo Turano e Marco Falcone. Nel corso di una conferenza stampa convocata ieri a Palazzo d'Orléan, hanno illustrato i contenuti della delibera approvata dalla Giunta. Ruderi a Scavone, un'emergenza lunga 8 anni. Le macerie delle palazzine popolari demolite nel 2011 in via Rio de Janeiro, nel cuore del quartiere Scavone, giacciono ancora lì da quasi un decennio. Uno scenario di guerra che si è di fatto trasformato in una trappola pericolosa per i ragazzini che vanno a giocare in una zona purtroppo facilmente accessibile. Lo IACP, ente proposto alla bonifica dei luoghi, è ancora inadempiente, mentre il sindaco Greco conferma l'intenzione di firmare un'ordinanza per intimare all'Istituto Case Popolari di intervenire per restituire dignità e decoro all'area. Sequestrati 1.300 prodotti contraffatti. 1.300 prodotti sequestrati, 2 persone denunciate, un italiano e un cinese. Questo è il bilancio di una serie di controlli della Guardia di Finanza di Caltanissetta a contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti e all'abusivismo commerciale. Setacciata tutta la provincia. Lo sport, calcio, un bando per la nuova società. Il Comune emanerà un bando per individuare la società o il gruppo che dovrà assumere il titolo lasciato vuoto dal Gela. La Lega Sicula ha prorogato un bando per il ripescaggio nel torneo di promozione al 21 agosto. Intanto le società Gela Football Club presenterà la propria candidatura al Comune. Bentrovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Centro diurno per l'autismo, lunedì la consegna dei locali. Oggi a Palazzo di Città l'incontro tra Comune e ASP per dare seguito alla convenzione firmata lo scorso luglio. Il centro dovrebbe sorgere nei locali comunali di via Maurizio Ascoli. La consegna ufficiale delle chiavi slitta però a lunedì prossimo. Il tempo materiale di liberare gli ambienti, ci conferma l'assessore Robilatte. Presenti in Comune anche le associazioni a tutela dei diritti dei disabili che la scorsa settimana sono scese in piazza per accelerare l'apertura del centro. Sentiamo. C'è voluta la protesta pacifica delle famiglie dei ragazzi autistici che in piena estate sono scese in strada per reclamare quello che dovrebbe essere un diritto per smuovere le acque e riattivare i contatti tra ASP e Comune di Gela. Lo scorso 1 agosto le associazioni a tutela dei diritti dei disabili, guidate dall'associazione Ama Autismo, hanno inscenato un sit-in di fronte ai locali dell'ASP per chiedere l'attivazione del centro diurno, così come previsto dalla convenzione firmata lo scorso luglio dal commissario Arena e dai vertici dell'ASP Nissena. Il centro sarebbe dovuto sorgere nei locali di via Maurizio Ascoli, ma ad oggi nulla si era mosso. Questa mattina finalmente l'incontro che potrebbe essere risolutore, come conferma il direttore generale dell'azienda sanitaria Alessandro Caltagirone. Oggi è un incontro importante, ci siamo visti 7 giorni fa con i rappresentanti delle famiglie e abbiamo anche noi promosso questo incontro a Gela per parlare col sindaco e ovviamente coordinarci tutti insieme, considerato che i servizi sono servizi socioassistenziali e quindi noi vogliamo fare la nostra parte e vogliamo che anche il comune faccia la sua. C'è già una convenzione scritta che di fatto deve essere applicata, i locali ci sono e possiamo dare dei tempi tecnici? Noi riceveremo, spero oggi, le chiavi di questi locali e ci adopereremo per fare tutto nel più breve tempo possibile. Auspicio che viene confermato dall'assessore all'ambiente Grazia Robilatte, che in assenza del sindaco e dell'assessore Arramo ha fatto gli onori di casa. L'ASP entrerà in possesso dei locali entro le prossime 48 ore. La consegna delle chiavi avverrà lunedì sera, perché questo fine settimana toglieranno gli ultimi pacchi e quindi è giusto che verrà consegnato completamente libero. Presenti come sempre le famiglie dei ragazzi autistici che ancora una volta tentano di sottolineare il paradosso secondo il quale per ottenere un diritto acquisito si debba spesso scendere in piazza a protestare.
Il discorso della disabilità, della fragilità, dell'autismo non possono essere a carico delle famiglie H24, perché il cittadino italiano ha dei diritti che sono sanciti dalle leggi, queste leggi vanno applicate. Noi oggi siamo qui a fare un passo in più, nient'altro che su questa strada dell'applicazione delle leggi, non chiediamo né favori né piaceri. Del resto avvertiamo in chi ha redatto e ha scritto e ha firmato questo documento la volontà di aderire a questo tipo di mentalità, di affermazione che ho appena detto. Trovo paradossale che nel mese di agosto sia costretto il genitore a venire qui per stimolare, incentivare, con la sua presenza fare capire che certi diritti vanno garantiti. E questo è un percorso che abbiamo intrapreso. Ci duole non trovarci in uno Stato che automaticamente faccia queste cose. La cronaca, emergono i primi particolari sulla morte del bagnante recuperato ieri a Tenutella. L'uomo, il 41enne Michele Marotta di Riesi, era in acqua insieme alla moglie. La donna è stata però salvata dai bagnini del complesso turistico Sicania per poi essere trasferita a Licata su un mezzo della Capitaneria di Porto. Il personale della Guardia Costiera ha preso parte alle operazioni di salvataggio. I bagnini e i militari invece non hanno potuto fare nulla per l'uomo. Non si esclude che possa essere stato stroncato da un malore, forse nel tentativo di mettere in salvo la moglie, a sua volta in difficoltà. Il personale del servizio 118 ne ha accertato il decesso e le verifiche sono state avviate dai militari della Capitaneria di Porto. Non si tratterebbe di una morte causata dalle condizioni del mare, dato che non soffiava né vento né c'erano particolari correnti al momento del suo ingresso in acqua. Cambiamo argomento. Musumeci annuncia ZES, Cegela, adesso è ufficiale. L'area industriale locale entra a far parte della zona economica speciale della Sicilia orientale. La conferma l'hanno data il presidente della regione Nello Musumeci e i suoi assessori Gaetano Armao, Edi Bandiera, Mimmo Turano e Marco Falcone. Nel corso di una conferenza stampa convocata ieri a Palazzo d'Orléan hanno illustrato i contenuti della delibera approvata dalla Giunta. Il servizio. Adesso è ufficiale, l'area industriale locale entra a far parte della zona economica speciale della Sicilia orientale. La conferma l'hanno data il presidente della regione Nello Musumeci e i suoi assessori Gaetano Armao, Edi Bandiera, Mimmo Turano e Marco Falcone. Nel corso di una conferenza stampa convocata ieri a Palazzo d'Orléan hanno illustrato i contenuti della delibera approvata dalla Giunta. Così nella ZES della Sicilia orientale ci saranno le aree industriali di Gela, Paternò, Belpasso, Messina, Larderia, Villafranca Tirrena, Augusta Melilli, Priolo Gargallo, Siracusa, Milazzo Giammorro ed Enna e ancora il porto di Catania con il retroporto, l'Asi, l'interporto e il MAS Tremestieri, il retroporto di Milazzo, il porto di Augusta, l'aeroporto di Comiso, l'interporto di Melilli, il porto di Pozzallo con il suo retroporto e infine il porto di Messina e la zona della fiera. Nella ZES della Sicilia occidentale invece sono ricomprese le aree industriali di Aragona Favara, Caltanissetta, Carini, Palermo Brancaccio, Termini Imerese e Trapani, ancora il porto di Palermo, il porto e il retroporto di Termini Imerese, la stazione San Polo con il mercato ortofrutticolo di Palermo, la zona Palermo Partanna Mondello, il porto di Trapani, l'aeroporto di Trapani Birgi, i porti di Mazara del Vallo, Licata e Porto Empedocle con il suo retroporto. Porto e retroporti di Mazara e Marsala. Ad inizio settimana, sempre in regione, c'era stato un incontro operativo al quale ha partecipato il sindaco Lucio Greco, che ha anticipato l'inserimento dell'area industriale locale nel sistema delle ZES. In questo modo sarà possibile assicurare notevoli agevolazioni e detrazioni negli investimenti alle aziende che decideranno di investire sul territorio, una misura che mira a rilanciare soprattutto la portualità e la logistica. L'area industriale infatti entra a far parte di un sistema economico che ricomprende anche siti molto importanti come i porti di Catania, Augusta, Messina e Pozzallo, oltre all'aeroporto di Comiso. È stato un lavoro particolarmente articolato e complesso, ha detto Musumeci. È partito completamente da zero, ma per noi era molto importante allineare la Sicilia alle altre regioni del sud. Adesso però dovrà partire la progettualità. Come spiega lo stesso Musumeci, i comuni avranno 30 giorni di tempo per rispondere in modo di arrivare al 25 settembre puntuali con la data fissata dal ministro Barbara Lezzi.
Nuovo incendio di un'autovettura nella notte in via Castore, a poche centinaia di metri dall'ex chiesa San Giovanni, andata in fiamme una Fiat 500 di proprietà di una casalinga. Il rogo ha completamente distrutto l'auto. L'incendio, secondo i primi accertamenti eseguiti dalle forze dell'ordine, è di origine dolosa. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia che indagano sul caso. È il secondo incendio che si verifica in pochi giorni. Ruderi a Scavone, un'emergenza che dura quasi 8 anni. Le macerie delle palazzine popolari demolite nel 2011 in via Rio de Janeiro, nel cuore del quartiere Scavone, giacciono ancora lì da quasi un decennio. Uno scenario di guerra che si è di fatto trasformato in una trappola pericolosa, soprattutto per i bambini che vanno a giocare in una zona purtroppo facilmente accessibile. Lo IACP, ente proposto alla bonifica dei luoghi, è ancora inadempiente, mentre il sindaco Greco conferma l'intenzione di firmare un'ordinanza per intimare all'Istituto Case Popolari di intervenire per restituire dignità e decoro all'area. Sentiamo. Sono passati ormai 8 anni da quando gli scheletri delle tre palazzine vennero abbattuti dopo che le strutture pericolanti per oltre una 15ina d'anni avevano deturpato il quartiere alla periferia ovest della città. Dopo la demolizione avvenuta nel 2011 per lasciare il posto a nuove palazzine popolari, la bonifica dell'area sarebbe dovuta avvenire entro 6 mesi. Oggi, ad agosto del 2019, la situazione è rimasta inalterata. Terminate le operazioni di demolizione, la ditta incaricata dall'Istituto Autonomo Case Popolari iniziò le operazioni di bonifica e di smaltimento, ma a un certo punto tutto si bloccò per un contenzioso. Da allora quell'area è rimasta così, uno scenario di guerra nel cuore del quartiere Scavone, che si è di fatto trasformato in una trappola pericolosa per i ragazzini che vanno a giocare in una zona purtroppo facilmente accessibile. Ma il problema, a distanza di 8 anni, ormai è anche di contaminazione ambientale. Durante l'inverno le basi delle fondamenta delle palazzine demolite si trasformano, a causa delle piogge, in vasca di acqua putrescente, mentre l'area è totalmente invasa da rifiuti spesso anche pericolosi, vasche d'amianto e materiale isolante che, dato alle fiamme, sprigiona sostanze tossiche nell'aria. Un vero problema di igiene e sicurezza pubblica che abbiamo provato a girare alla sindaco Lucio Greco affinché contatti l'Istituto Autonomo per le Case Popolari, il soggetto preposto alla bonifica dei luoghi che al momento risulta essere inadempiente. Andiamo a scoprire cosa ci ha detto. Ieri mattina un carabiniere ha fermato un ragazzo che aveva sottratto il portafogli a un anziano in centro storico in piena mattina. La vittima ha subito cercato di destare l'attenzione dei passanti urlando. Il carabiniere si è accorto, ha fermato il giovane e, dopo averlo bloccato, ha avvertito i colleghi del reparto territoriale che avrebbe condotto in caserma il ragazzo. Il portafogli e il denaro sono stati restituiti al legittimo proprietario. 1.300 prodotti sequestrati, 2 persone denunciate, un italiano e un cinese. Questo è il bilancio di una serie di controlli della Guardia di Finanza di Caltanissetta a contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti e all'abusivismo commerciale. In particolare sono stati sequestrati 260 capi di abbigliamento che riportavano noti brand della moda, nonché circa 600 giocattoli. Un commerciante di origine cinese è stato oggetto di un sequestro amministrativo di oltre 360 prodotti tra cosmetici e giocattoli. L'attività delle Fiamme Gialle, su indicazioni del prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani, si è concentrata anche su Gela, dove è stato allestito uno stand informativo a lungomare.
I beni sequestrati sono stati donati previa rimozione dei segni distintivi che ne caratterizzano la falsità nell'arco degli ultimi 6 mesi a 3 associazioni di volontariato, nello specifico la Chiesa Evangelica della Riconciliazione, l'AIFAS e Gioia nel Dare, due gelesi e la Terza di Vittoria. Nel dettaglio sono state consegnate 242 paia di scarpe, 108 capi di vestiario tra magliette, maglioni, giubbotti, pantaloni, tute e camicie. I residenti delle zone di via Ribes e via dell'Agave alla fine hanno provveduto da soli a ripristinare gli accessi al mare ricoperti dalla sabbia o comunque in condizioni precarie. Hanno chiesto più volte un intervento del comune che solo adesso è stato autorizzato. Una spesa complessiva di 10.000 euro dovrà servire agli interventi sugli accessi lungo il tratto di costa Manfria. La relativa delibera è stata firmata e si dovrà procedere a individuare la ditta che effettuerà i lavori. Il ripristino è previsto per gli accessi di via dei Mirtilli, via Ribes degli Anemoni, via delle Noci e appunto via Ribes e via dell'Agave. Le polemiche sono montate soprattutto perché senza accessi idonei diversamente abili si sono ritrovati davanti ad ostacoli insormontabili, spesso senza avere la possibilità di raggiungere l'arenile. Avrebbero organizzato una vera e propria spedizione punitiva ai danni di un gruppo di detenuti stranieri, tutti reclusi nel carcere di Caltagirone. Sono 15 i coinvolti, a loro volta in quel periodo ristretti nella stessa struttura. Nelle scorse settimane è arrivato il rinvio a giudizio deciso dal GUP. Tra questi c'è anche un gelese. Il servizio. Avrebbero organizzato una vera e propria spedizione punitiva ai danni di un gruppo di detenuti stranieri, tutti reclusi nel carcere di Caltagirone. Sono 15 coinvolti a loro volta in quel periodo ristretti nella stessa struttura. Nelle scorse settimane è arrivato il rinvio a giudizio deciso dal GUP. Tra questi c'è anche un gelese difeso dall'avvocato Rosario Prudenti, che secondo le accuse si sarebbe unito ad un gruppo di catanesi prendendo di mira i rivali. Secondo gli inquirenti avrebbe avuto un ruolo addirittura di vertice. Le vittime del pestaggio riportarono gravi ferite e i 15 ne dovranno rispondere nel corso delle indagini. Anche durante l'udienza preliminare le difese hanno messo in discussione il coinvolgimento di tutti gli imputati. L'aggressione si sarebbe verificata all'interno di una stanza non coperta da videosorveglianza e per i legali non sarebbe stato possibile individuare chi agì. Il GUP ha però deciso il rinvio a giudizio per tutti gli accusati. Il caso verrà trattato dai giudici del Tribunale di Caltagirone già da settembre. Secondo le indagini, l'aggressione sarebbe stata decisa ed organizzata per vendicare un presunto sgarro subito. Così i 15 si sarebbero organizzati per colpire il gruppo di detenuti stranieri. Gli appuntamenti di questa settimana con l'estate gelese e con la musica colta sono per questa sera alle 21.15 con il duo Massimo Martinez alla chitarra e Simonetta Raniolo al pianoforte. Domani invece sempre alle 21.15 con il duo Carmelo Lamanna al contrabbasso e Giussi Sapienza al pianoforte. E domenica sempre alla stessa ora la serata dal titolo Cecil Dinner Clarinet Ensemble. La direzione artistica è di Crocifisso Ragona. Le serate si svolgeranno presso l'ex monastero delle Benedettine. Passa il bilancio del lato CL2 liquidazione, ma senza il comune di Gela. Nessun rappresentante del municipio a fine luglio ha partecipato all'assemblea convocata dal commissario liquidatore dell'ambito Giuseppe Panebianco. Il municipio ha chiesto la trasmissione dei dati contabili dei bilanci degli ultimi 3 esercizi del lato. Sentiamo. Passa il bilancio di esercizio del lato CL2 in liquidazione, ma senza il comune di Gela. Nessun rappresentante del municipio a fine luglio ha partecipato all'assemblea convocata dal commissario liquidatore dell'ambito Giuseppe Panebianco. Il documento finanziario però ugualmente è stato approvato con il voto favorevole dei sindaci dei comuni che in totale rappresentano oltre il 40% delle quote del capitale sociale dal municipio, dopo aver chiesto un primo rinvio di circa un mese che ha fatto slittare la successiva convocazione a fine luglio. È pervenuta una nota con la quale si giustifica l'assenza dei rappresentanti istituzionali. Non c'erano né il sindaco Lucio Greco né l'assessore Grazia Robilatte. I pareri favorevoli rilasciati dal collegio sindacale e dal revisore legale dell'ente hanno comunque indotto l'assemblea a dire sì al documento finanziario. Da tempo però i rapporti tra ato e comune corrono sul filo dei debiti. Il municipio deve ancora saldare somme che sono lievitate nel corso del tempo fino a raggiungere i circa 16 milioni di euro. Un'esposizione enorme
enorme per Palazzo di Città e l'intesa ufficiale non c'è ancora. L'ex giunta messinese tentò di chiudere il cerchio, ma l'accordo non venne mai ratificato. In linea di massima il maxi debito dovrebbe essere coperto con la gestione della fase post mortem delle vasche della discarica Timpazzo, tutta a carico del comune, oltre al versamento delle somme maturate solo di recente. Su queste basi ha lavorato anche il commissario straordinario Rosario Arena. Ad oggi però non c'è nessun accordo e nei mesi scorsi l'ATO ha dato mandato ad un legale che si è rivolto al Tribunale delle Imprese di Palermo con l'obiettivo di recuperare le somme. Il magistrato ha assegnato un termine per tentare di chiudere un accordo tra le parti. L'assenza del Comune di Gela all'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio del ATO non è passata inosservata, anche perché una delle note fatte pervenire all'ATO direttamente dal Comune chiede la trasmissione dei dati contabili dei bilanci degli ultimi 3 esercizi proprio dell'ATO. Il rapporto debiti-crediti tra ATO e Palazzo di Città è uno degli aspetti più delicati, anche se i bilanci dell'ente guidato dal commissario liquidatore Giuseppe Panebianco sono comunque pubblici e riportati anche in quelli del Comune. Nel verbale dell'assemblea infatti si legge che il revisore legale dell'ATO ha comunicato di aver effettuato la circolarizzazione delle conferme dei crediti e dei debiti per quanto attiene all'esercizio 2018 e di non aver avuto riscontro alcuno da parte degli uffici comunali competenti. Rispetto ai bilanci 2016 e 2017, inoltre, viene precisato che sono stati regolarmente approvati e, in ottemperanza alla normativa vigente, i rispettivi crediti e debiti sono stati asseverati con i verbali dai componenti dell'organo di revisione dell'ente comunale e dal revisore legale del lato ambiente. Omaggio Annello, il giornalista Gentile. A distanza da un anno dalla sua morte, la redazione ha deciso di rendergli onore con una serie di servizi che manderemo in onda nel corso dell'intera giornata e che ripercorrono la sua carriera giornalistica. Il direttore Luca Maganuca ha voluto ricordarlo così. Ricorre oggi il primo anno dalla dipartita di Nello Lombardo, il professore conosciuto nell'ambiente per la sua flem ed educazione, che tanto manca anche alla categoria locale di giornalisti. Se fosse vissuto, oggi sarebbe sicuramente il conduttore di un'edizione 4.0 di AZ Magazine, il talk che ha segnato anche il mio esordio televisivo nell'intrattenimento. Diceva che insieme ci completavamo, garantendo una sorta di bastone e carota nella conduzione di un programma televisivo. Non ha mai saputo della nascita di Telegela 647, ma era pronto a gestire una rubrica del quotidiano di Gela. Aveva collaborato con i principali quotidiani regionali prima di approdare a Videogolf, dove garantiva un valido supporto all'approfondimento giornalistico con i suoi speciali. In una sua recente intervista su Canale 10 si era raccontato, rispondendo alle domande di Giuseppe Donchia. Quell'occasione si rivelò propizia anche per fare conoscere a tutti la sua prima grande passione, quella per la musica ed il canto. Doti innate che consentivano a Nello di intonare, senza se e senza ma, brani del calibro di un vecchio frac di Modugno, e suonare con disinvoltura pianoforte, fisarmonica e chitarra, leggendo le note dallo spartito. La passione per il giornalismo non gli aveva impedito di denunciare una sanità latente, nemmeno durante il suo lungo ricovero ospedaliero, sfociato con l'ultimo addio. Lo sport. Il Comune emanerà un bando per individuare la società o il gruppo che dovrà assumere il titolo lasciato vuoto dal Gela. La Lega Sicula ha prorogato un bando per il ripescaggio nel torneo di promozione al 21 agosto. Intanto anche la società Gela Football Club presenterà la propria candidatura al Comune. Il servizio. Che nel calcio locale non vi sia mai stato nulla di scontato è ormai un fatto storico. Lo dimostra anche l'ultima vicenda che ha riguardato il Gela. Che l'eccellenza fosse complicata da ottenere lo si sapeva per diversi motivi, intanto perché i due gironi erano già al completo e per i ripescaggi si è data priorità alle squadre che avevano disputato i play-off. Poi il diritto toccava alle città che avevano perso il professionismo, come il Siracusa che invece ha optato per la promozione. Eppure al Comune erano convinti fino a ieri che ci fosse una speranza, come ha spiegato l'assessore allo sport Terenziano Di Stefano.
La LND poteva già mettere ieri il gel in promozione, ma ha preferito glissare. Anzi, nel comunicato diffuso ieri pomeriggio, nel quale ha ripescato ben 6 squadre di città e nomi anche improbabili, ha precisato che l'unica istanza presentata è quella del sindaco della città di Siracusa, che è stata accolta, ed è anche sottolineato che non c'erano altre regolari domande di ripescaggio. L'organico è composto da 62 società e i 2 posti lasciati liberi saranno colmati da ulteriori 2 domande di ripescaggio, che scadrà il 21 agosto alle 16. Il comune, nel frattempo, emanerà un bando nei prossimi giorni per individuare la società o il gruppo che dovrà assumere il titolo. Sulle possibilità di giocare almeno in promozione, l'assessore Di Stefano è cautamente ottimista. Intanto la società Gela Football Club, che ha vinto il torneo di seconda categoria, sta ultimando tutta la documentazione per il ripescaggio in prima e presenterà anche la propria candidatura al comune attraverso l'illustrazione di un progetto puntato sui giovani, considerato che da quest'anno ci sarà anche un altro importante settore giovanile. Anche per oggi è tutto, il nostro telegiornale termina qui. Per tutti gli approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it. Grazie per averci seguito.